Siamo con Carmela Motta che è a Teier, che è ormai diventato un punto di riferimento nel nostro territorio. Tu sei una ricercatrice di cultura, di arte e anche un pizzico anche di spettacolo, però per quanto riguarda il tuo caso sicuramente la ricerca della bellezza nei vestiti eccetera, e poi tu fai proprio una ricerca nei particolari. Qui abbiamo quattro modelle che indossano quattro capolavori tuoi. Quattro creazioni, in effetti me ne vanto di questa cosa perché sono abiti veramente esclusivi, realizzati proprio facendo uscire fuori la mia creatività. Ultimamente, come ho detto nelle varie selezioni che abbiamo fatto, delle sfilate che abbiamo fatto, abbiamo detto che comunque abbiamo un progetto in corso che è quello di valorizzare il tombolo, quindi di conseguenza abbiamo scoperto che è patrimonio dell'UNESCO e abbiamo cercato proprio di portare avanti la nostra tradizione nell'innovazione, per cui creando dei dettagli, dei particolari come l'abito appunto che indossa Lorena, che sono dei fiori realizzati al tombolo, quindi un corsetto in organza, in pura seta, realizzato appunto con tutti questi fiori. Vado alla ricerca anche dei tessuti e tecnici, come appunto dice la moda in questo momento, che si portano appunto dei tessuti nuovi, delle garze, dei gazzar, appunto dei tessuti appunto un po' più particolari come questo che indossa Erika, che sono appunto, se tu li tocchi al tatto sembrano tipo gommosi, plastificati, però è pura seta al 100%. La cosa giustamente che è la novità del momento, abbiamo ordinato anche altri tessuti molto particolari che saranno in arrivo, quindi ci sarà appunto il completamento della collezione 2019 proprio per dare alle spose veramente abiti unici e particolari, l'innovazione nella tradizione, questo è il nostro motto. Senti, i tuoi vestiti poi si possono indossare anche dopo il giorno più bello della nostra vita? Io cerco di fare anche questo, perché effettivamente è un abito realizzato così esclusivamente proprio per la sposa, non hanno dei costi eccessivi, ma neanche giustamente costi modici, per cui di conseguenza la cosa bella nostra è quella che andiamo poi arriva a rivoluzionare l'abito, rendendolo giustamente abito da cerimonia, abito mittibile in qualsiasi, diciamo, in qualsiasi cerimonia, quindi sfruttarlo anche nel tempo, per cui non si perdono, diciamo, le somme spese, ma vengono rivalutate. Senti, quanta passione ci metti nella creazione di questi tuoi abiti? Tantissima, tantissima, perché amo il mio lavoro, questo mio lavoro appunto mi completa i 35 anni di sacrifici di formazione professionale, perché effettivamente, Lucio, essere sarte non si nasce, ci si diventa, questo è un lavoro di artigianalità, per cui tu impari giorno dopo giorno. Io devo dire che non sono arrivata del tutto, perché a volte come cambiano i tessuti, come cambiano le ere, i tessuti giustamente hanno delle rifiniture diverse, per cui tu ti devi adeguare, devi avere la destrezza di poter inventare una rifinitura per renderla veramente unica, raffinata, particolare, e questo è quello che ti giuro che mi incita ancora di più a continuare nel mio lavoro. Senti, poi tu hai aperto un nuovo atelier a Via Grande, quindi ne parliamo un attimo, anche il sito, per rintracciarti nel migliore dei modi, per fare in modo che questi abiti vengano indossati da più persone. Eh sì, perché ci siamo accorti che la tecnologia a volte in effetti pecca un po', come si suol dire, perché i clienti che sono venuti in atelier mi dicono: signora, ma guardi che internet ci dà il vecchio indirizzo. Noi in questo momento ci troviamo sempre a Via Grande, però in via Garibaldi numero 120, è una nuova location che ringrazio la mia amica che mi ha preferita, perché sai, a Via Grande ci sono pochissime botteghe, per cui sono sempre in combutta. La mia amica mi ha preferita, io la ringrazio tanto, e abbiamo realizzato veramente un atelier molto accogliente, molto elegante, per dare veramente comodità e accoglienza alle nostre spose. A volte vediamo nelle tue sfilate anche un personaggio che fa parte della tua famiglia ed è un bel tuffo nel passato, tua mamma che è ancora messa lì, che lavora il tombolo. Gli ho dato vita a mia mamma, ti giuro, perché gli ho dato modo di potersi sentire utile. Perché giustamente tu lo sai, arrivata a una certa età le mamme si mettono a fare l'uncinetto, si mettono a fare le maglie, si sentono invecchiate, mentre invece lei si sente realizzata, perché realizzando i nostri lavori vede che quel lavoro, cioè il tempo che lei perde per lavorare, diciamo tra virgolette perde,
lo vede poi realizzato sull'abito, ad esempio, che indossa Lorena, per cui lei si sente soddisfatta, si sente utile, si sente felice, e io sono più che contenta di questa cosa e ringrazio sempre mia mamma che mi supporta nelle mie idee, perché sono un poco pazza, sinceramente, così. Beh, la follia sicuramente poi premia. Senti, allora, parliamo vestito per vestito, così magari diciamo anche il nome delle ragazze e chiudiamo ovviamente con questo. Allora, questo è un abito appunto realizzato nei dettagli con un pizzo e un tullere brodato, molto particolare, molto antico oltretutto, però realizzato con questo genere di modello, diciamo che diamo l'innovazione, la modernità, e anche nel modello stesso con delle ruche dietro in tulle, quindi si rende un po', diciamo, tradizionale ma moderna allo stesso tempo. Questa azzurra, la modella si chiama Chiara Gulizia ed è la modella che io ho fasciato nell'ultimo concorso che c'è stato, una ragazza per il cinema. Ah, sì. Gli ho dato la fascia che è Atelier perché mi ha ispirata, e meritava, sì. Poi c'è Federica Battaglia che indossa un abito in crepon, un giorgetto in pura seta, con tutte, appunto, con i riporti sempre nel tombolo. Quindi questo vestito ha un significato particolare. Il primo perché è l'abito della pubblicità della collezione del tombolo, che si chiama Calatinus. Diciamo che è stata la collezione precedente delle tombolose e si è chiamata Calatinus. Calatinus perché nel Calatino del 600, quindi a Caltagirone, le spose quando sposavano in azzurro per il colore della Madonna, quindi il colore puro non era il bianco, ma era l'azzurro. Perché la Madonna, se tu ti ricordi, è vestita in azzurro, per cui di conseguenza l'azzurro è proprio il colore delle spose, della purezza. Per cui è nato così proprio per questo motivo, per dare un significato anche all'abito. Spostiamoci qua. Questo appunto che ha indossato, questo che ha indossato Erika l'ha indossato perché è un tessuto appunto tecnico, è l'ultima novità del tessuto che è arrivata, figurati, manco 10 giorni fa il tessuto dall'ordine che abbiamo fatto. Abbiamo realizzato quest'abito ed è appunto un tessuto tecnico che si presta a essere intagliato, perché è un tessuto tecnico dipinto, per cui diciamo, vedi tutti questi particolari. Noi riusciamo noi a intagliare e a renderlo particolare, come si vede nella rifinitura interna, guarda, vedi la rifinitura interna come viene fatta? Questa è una rifinitura giustamente che abbiamo creato noi sui vestiti, quindi, e li possiamo particolarizzare in qualsiasi modo, giustamente, perché poi ogni ragazza ha le sue idee, ha le sue tendenze, ha i suoi desideri, per cui noi cerchiamo proprio di completare e di rendere felice le nostre spose. Invece Lorena invece indossa appunto l'ultima creazione che abbiamo creato, il corpino con tutti i fiori in tombolo, quindi di conseguenza è l'ultimo nato, come si suol dire, molto prezioso come tessuto, perché questo è un gazzarro in pura seta, per cui di conseguenza sempre un tessuto arrivato ultimamente, da recente, è un tessuto che verrà utilizzato fino al 2020, perché sono proprio le tendenze del momento sui tessuti. E Lorena lo completa anche con la coffa, le coffe realizzate sempre da noi con il tombolo. Le coffe sono appunto le borse, queste qua in paglia, che sono borse povere, impreziosite dalla lavorazione del tombolo. Queste servivano le coffe molti anni fa? Servivano per mangiare i cavalli, sì, è vero, sì, infatti. E invece adesso l'hai trasformata. L'abbiamo utilizzato, l'abbiamo fatto diventare un gioiello, perché giustamente il tombolo è una preziosità che realizziamo. Anche Erika mi pare che indossa, che ha una... Sì. Vieni qua con me, qua con me, di qua. Indossa la coffa colorata proprio per far capire che la coffa si può adoperare anche nella cerimonia, perché giustamente noi non facciamo solo sposa ma facciamo anche cerimonia. La nostra è una sartoria che nasce proprio come sartoria, quindi siamo completi a 360 gradi, considera che offriamo anche il servizio delle riparazioni, per cui cerchiamo di essere quanto più complete possibile. Ecco. Mettiamoci centrale adesso, quindi allora con queste quattro meraviglie, che è pochissimo, però già abbiamo visto effettivamente quello che riesce a fare, chiudiamo in bellezza. Qual è il messaggio che tu vuoi dare alle tante persone che amano questa vecchia tradizione, che amano il saper vestire il bello? Allora, che amano la vecchia tradizione, ma che comunque vogliono sentirsi diverse, vogliono sentirsi uniche, perché effettivamente l'industria ha un suo valore.
Noi siamo artigiani, artigiani però che con 35 anni di esperienza lavorativa alle spalle, di campionari di abiti da sposa, e lo sottolineo, campionari proprio di abiti da sposa, sempre alla ricerca del particolare diverso, perché a volte noi abbiamo sempre lo stesso materiale, perché considera che i telai per i pizzi sono sempre quelli. Per cui tu quando sei davanti a un campionario, lo stesso pizzo che hai utilizzato l'anno precedente lo devi talmente girare, rigirare e dare l'innovazione proprio per renderlo diverso, e ci riusciamo. Per cui la sposa che vuole sentire, che vuole sentirsi diversa, che vuole qualche cosa di prezioso, di particolare, e oltretutto vuole anche rispettare le nostre tradizioni. Noi siamo siciliani, dobbiamo essere orgogliosi di essere siciliani. Quindi questo è quello che ci può completare nel nostro desiderio. Comunque non, con questo non voglio dire che i pizzi o i ricami non siano altrettanto preziosi. Sono gusti nella vita. Io cerco comunque di accontentare tutte. Non ci sono limiti, non ci sono assolutamente, diciamo, non sono limitate in questo. Cerco di captare il desiderio della ragazza, della sposa che viene in atelier, e cerco di realizzare il suo sogno. Ripetiamo allora il posto, tu ti trovi a Via Grande? Sto a Via Grande, in Via Garibaldi numero 120. Che atelier, Carmela Motta, grazie.
Grazie.